Munus gladiatorium spectaturi sumus, affermano i tre personaggi con lo sguardo rivolto verso l'arena in cui stanno per fare il loro ingresso i gladiatori. Stanno aspettando l'inizio dello spettacolo, per cui è chiaro dal contesto che la forma alla perifrastica attiva, spectaturi sumus, indica un evento che sta per verificarsi. Tradurremmo quindi: stiamo per assistere al combattimento dei gladiatori. Alter testimonium in sextum rocium dicturus est. Nella frase tratta dall'orazione pro roscio Amerino, il discorso giudiziario in difesa di Sesto Roscio, accusato di parricidio, che Cicerone pronunciò nell'80 a.C., si fa riferimento a un altro, alter o secondo testimone. Costui, testimonium in sextum rocium dicturus est, sta per dire, sta per rendere una testimonianza, testimonium, contro Sesto Roscio. Cicerone in tal caso preannuncerebbe l'ingresso di un secondo testimone che sta per rendere la sua testimonianza. Ma anche il valore dell'intenzione può essere pertinente. L'altro o il secondo testimone ha intenzione di dire una testimonianza contro Sesto Roscio. Consideriamo infine questa riflessione di Seneca. Vestem ac domum desideraturus est exul. Il soggetto della frase è exul. Exul est desideraturus vestem ac domum. In questo caso il valore dell'imminenza, l'esule sta per sentire la mancanza, è del tutto fuori luogo e così pure quello dell'intenzione. Ha intenzione di sentire la mancanza. Il significato pertinente al contesto è dunque quello della predestinazione. L'esule è destinato a sentire la mancanza di una veste e di una casa. Da quello che abbiamo visto risulta evidente che c'è una grande differenza di senso tra l'indicativo futuro e la perifrastica attiva. Il futuro esprime l'idea di un'azione che si realizzerà nel futuro, mentre la perifrastica attiva esprime l'idea di un'azione data come imminente, intenzionale o destinata a realizzarsi. Per chiarirci ulteriormente le idee, consideriamo questi due esempi. Helvetii iter per provinciam sine ullo maleficio facent. Gli Elvezi, scrive Cesare nel primo libro del De Bello Gallico, attraverseranno la provincia, iter per provinciam facent, sine ullo maleficio, senza recare alcun danno. In facent, indicativo futuro, terza persona plurale di facio, c'è semplicemente l'idea di un'azione che avverrà nel futuro. Helvetii iter per provinciam sine ullo maleficio facturi sunt. Con la perifrastica attiva facturi sum si mantiene ovviamente la prospettiva futura, ma a questa si aggiungono sfumature di significato diverse rispetto al semplice futuro. Gli Helvetii stanno per attraversare oppure hanno intenzione di attraversare la provincia. Rispetto al futuro, la perifrastica attiva esprime l'idea dell'imminenza e dell'intenzionalità della decisione degli Helvetii.